Ma fin da subito gli apostoli, dopo la passione, la morte e la risurrezione di Gesù di Nazaret, si rendono conto che loro da soli non bastano. Perché? Perché i fedeli stanno diventando sempre di più. Le comunità non solo stanno diventando sempre più numerose, ma stanno diventando sempre più sparse per il mondo allora conosciuto. Quindi gli apostoli sentono la necessità di partecipare il proprio ministero ad altre persone, conferire attraverso quello che viene chiamato il sacramento dell'ordine le proprie prerogative di essere ministri nella persona di Gesù Cristo ad altri che possano aiutarli nel servizio al popolo di Dio, al popolo dei fedeli. Prima di tutto gli apostoli istituiscono i diaconi. La parola diacono vuol dire appunto servo. Il diacono viene costituito dagli apostoli per essere colui che si occupa degli orfani, delle vedove, dei bisognosi, della distribuzione dei beni, nel servizio delle mense. Cioè un vero e proprio ministro della carità della Chiesa. Poi gli apostoli si rendono conto che c'è la necessità che ci siano delle persone sagge, esperte, che possano essere punti di riferimento per le comunità, e scelgono di consacrare alcuni dei loro anziani, ovvero, parola greca, presbiteri, da cui viene fuori la parola prete. I presbiteri, cioè i preti, nella primissima chiesa erano le persone considerate sagge ed esperte sia nella fede ma anche nella vita umana, perché si ordinavano preti appunto gli anziani, persone che avevano una grande esperienza e una grande saggezza di vita, e a loro era affidato il compito della predicazione e della celebrazione dell'Eucaristia, la frazione del pane, come viene chiamata l'Eucaristia all'interno degli Atti degli Apostoli. Ma poi si vede la necessità che nelle comunità dove non può sempre essere presente l'apostolo si istituisca qualcuno che abbia lo stesso compito dell'apostolo di sorvegliare la fede, conservare il contenuto della dottrina, il contenuto genuino dell'insegnamento di Cristo. E allora queste persone vengono istituite come episcopi, da cui la parola vescovo, che vuol dire appunto sorveglianti, coloro che hanno il compito di sorvegliare la buona condotta, la fedeltà, l'integrità della fede, la genuinità del messaggio evangelico nella vita della comunità. Sono, vedete, i tre gradi dell'ordine sacro: i diaconi, i presbiteri, cioè i preti, come li chiamiamo noi, e i vescovi. Quando muore l'ultimo degli apostoli, che cosa succede? Succede che il compito che avevano gli apostoli passa appunto ai vescovi, che quindi sono i successori degli apostoli. Se noi oggi dovessimo dire chi è il vescovo è un nuovo apostolo della Chiesa di Cristo, che ha ricevuto per ininterrotta tradizione, che comincia da Gesù stesso che istituisce gli apostoli, e poi via via, attraverso i secoli e millenni, ha ricevuto lo stesso compito che avevano ricevuto gli apostoli da Gesù stesso. E così i sacerdoti, i preti. I preti sono coloro che hanno il compito di collaborare con il vescovo che governa una porzione di chiesa che si chiama diocesi, perché l'Eucaristia, la frazione del pane, l'annuncio della parola e il perdonare i peccati sia il più possibile accessibile a tutti. Se il vescovo governa la diocesi, il presbitero, cioè il prete, governa una parrocchia, cioè una porzione più piccola, in cui in queste piccole porzioni che sono le parrocchie, piccole magari non tanto perché ultimamente le parrocchie sono anche molto grandi, sono le suddivisioni in cui è suddiviso il territorio di una diocesi. Ai sacerdoti vengono affiancati, non sempre perché dipende quanti ce ne sono, vengono affiancati i diaconi come ministri della carità, come veramente i sacri ministri che devono occuparsi della sollecitudine verso i poveri e i bisognosi, e come dei veri e propri assistenti per il buon andamento del culto. Il diacono è il primo servitore dell'altare, mentre il presbitero sta
presiedendo l'atto liturgico e anche mentre il vescovo sta presiedendo l'atto liturgico. Quindi vedete che piano piano la Chiesa si struttura. Poi su questi tre gradi chiaramente si innesta una miriade di carismi, anche fra i laici stessi. Fra i laici stessi sorgono tanti desideri di una vita cristiana più autentica, più profonda, più intensa. Fondamentalmente gli ordini religiosi, monastici, mendicanti, quindi frati, monaci, suore, monache, nascono proprio da questo input che si trova nel popolo di Dio di trovare delle vie per poter essere il più possibile fedeli al Vangelo, per essere sì nel mondo, ma non del mondo.